Dalla discriminazione delle donne ai problemi con la religione, dal sequestro in Iraq alla tragica liberazione. Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice, si è raccontata al pubblico nella serata di giovedì 23 febbraio nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Valdobbiadene. Perché ha scritto questo libro? Perché penso che in questo momento non si possa evitare di parlare di religione. Molto spesso si dice, quando si parla di guerre, la religione non c'entra. Eppure dobbiamo assumere il fatto che chi combatte la guerra a volte la combatte in nome di una religione. Abbiamo avuto anche in Europa guerre di religione, ci sono state le crociate, e non si possono spiegare spesso le guerre se non si va a fondo alle ragioni che le provocano. Quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente, lo scontro tra due correnti dell'Islam, certo non è solo una guerra per la religione o di religione, dietro ci sono altri interessi che sono interessi politici, economici, di controllo geopolitico della regione, però con una copertura religiosa, quindi penso che sia importante parlare di religione. Poi io ho parlato di religione e donne perché le religioni, quelle monoteiste in particolare, ma non solo, sono il supporto a un sistema patriarcale che opprime le donne, quindi penso sia importante parlarne. Secondo lei come si può conquistare la parità dei diritti tra uomini e donne? Intanto bisognerebbe abbattere questo sistema patriarcale e lo si può fare anche mettendo da parte le religioni. Le religioni devono essere un fatto individuale, bisogna lottare per la laicità dello Stato e la laicità dello Stato per garantire l'uguaglianza e la parità tra maschio e femmina, solo in questo modo si può garantire veramente pari diritti, però non è una lotta facile, bisogna impegnarsi e continuare a lottare per raggiungere questo obiettivo. Lei di professione fa la giornalista, quale crede che sia la condizione attuale del giornalismo e nella fattispecie del giornalismo di guerra? Penso che in questo momento sia estremamente difficile fare giornalismo in alcune zone del mondo dove c'è una guerra e soprattutto dove c'è terrorismo, perché il terrorismo non guarda in faccia a nessuno e non garantisce più ai giornalisti di poter esercitare la propria professione. E quindi bisogna affidarsi a delle fonti, ma le fonti sono anche loro parte in causa in una guerra. Quindi spesso le informazioni sono solo propaganda e quindi è difficilissimo fare informazione in questo momento sulle zone dove continuano i conflitti. Bisogna cercare di avere la possibilità però di andare sul posto per verificare qual è la situazione reale.